Sono con la professoressa Mazzoli dell'Università di Urbino, che ha presentato in anteprima qui all'atelier di intelligenza connettiva che si è svolta alla FIEG oggi, la loro ultima ricerca statistica, che si chiama News Italia. Abbiamo intervistato con il metodo CATI, cioè con l'intervista telefonica, un campione rappresentativo dell'universo della popolazione italiana pari a 1028 italiani, di tutte naturalmente corrispondenti all'universo, quindi classi d'età, provenienza geografica, professione, eccetera. Oggi abbiamo presentato i dati riguardanti la popolazione giovanile, cioè la popolazione che ha tra i 18 e i 29 anni e che Quindi è corrisponde. un'estrapolazione dal campione. Ed è un'estrapolazione del nostro campione, un'estrapolazione della nostra ricerca. Totalmente gli intervistati giovani sono 158, anche loro corrispondenti rappresentativi dell'universo della popolazione italiana. E i risultati del campione generale hanno avuto qualche significatività particolare? Sì, intanto guardando i giovani, guardando gli adulti, si cominciano a notare delle differenze su come si formano gli italiani. È fuori di dubbio che i giovani adulti che hanno tra i 18 e i 29 anni hanno un'abilità particolare a cercare informazione o a ricevere informazione, questo poi spiegherò perché, cercare e ricevere informazione attraverso il mobile, cioè tutti quegli strumenti che fanno riferimento a tablet o smartphone. I giovani usano quelli, cioè come se non avessero più uno spazio, un tempo definito o predefinito dai media di massa, dal mainstream. Dalla ricerca si deduce che loro hanno una consapevolezza di questa loro particolarità. Sì, certamente, loro dichiarano di voler cercare informazioni che siano nazionali o internazionali o legati ai loro gusti, ai loro stili e alle persone che amano di più, per esempio le celebrities musicali, le cercano attraverso internet, le cercano attraverso internet all'interno di un supporto mobile. Quello che è interessante, che la ricerca mette in evidenza, è che sono piuttosto passivi. Questa ricerca in verità non è una ricerca attiva, ma ricevono informazione da amici attraverso Facebook o dai loro idoli o dalle persone che loro amano di più, ma sempre attraverso l'informazione che arriva dall'alto. È come se, nonostante il mainstream fosse superato dai social network, in verità le modalità di ricevimento dell'informazione è ancora quella che è dall'alto verso il basso, cioè aspettano che qualcuno gli dica dove, cosa fare e che cosa scegliere. Quindi possiamo dire che l'utilizzo, la fruizione della notizia da parte dei giovani, in particolare in mobile, è più stereotipata di quella che invece c'era attraverso i media tradizionali? No, non è esattamente così, non è che sia più stereotipata, nel senso che è chiaro che il mainstream non ha possibilità altra. Il mainstream è tecnicamente qualche cosa che invia l'informazione dall'alto verso il basso, per cui noi le subiamo comunque, ad ogni modo. In questo caso la rete internet consente una maggiore libertà. Cosa che fanno i giovani? Vanno a cercare, ma assieme a questa ricerca attiva c'è anche una grande informazione che avviene in modo passivo, almeno apparentemente passivo, ma non è la stessa cosa tra internet non mainstream e mainstream. Comunque c'è la possibilità di cercare, c'è un'abilità di cercare l'informazione che col mainstream non è comunque possibile. E questo si aggancia anche a un risultato interessante che è quello riguardo alle credenze, alle bufale che i giovani dalla ricerca sembra che abbiano colto. Allora, questo è un altro aspetto. Quando il centro di ricerca di Boston ha fatto uscire questa notizia per cui sembrerebbe che
le bufale maggiori e in gran quantità circolano sulla rete, ho provato a chiedere a un gruppo di 150 ragazzi, non rappresentativo dell'universo, ma indicativo dell'universo italiano, ho provato a chiedere che cosa ne pensassero. Ed è curioso e mi ha molto stupito il fatto che giovani che vanno dai 20 ai 23 anni abbiano dichiarato che loro ritengono che internet sia meno veritiera che non la televisione. Questo è curioso perché loro dichiarano di non guardare la televisione, quindi dichiarano che la televisione non gli interessa, dichiarano che la televisione è vecchia, però allo stesso tempo hanno un convincimento, non so se corrisponde a realtà o meno, un convincimento che la rete è comunque più falsa, ha più falsità della televisione. Loro dicono, se lo dice la televisione, un fondamento di verità ci deve pure essere. E sembra quasi che si ritorni agli anni 50, agli anni 60, quando nel nostro paese si diceva l'ha detto la TV, come se fosse l'unica fonte di verità. In conclusione possiamo dire che c'è un'ingenuità di fondo ancora un'ingenuità di fondo nell'utilizzo dei new media? Non so se ci sia una vera e propria ingenuità, c'è soltanto, siccome è un medium, forse un metamedium che contiene tutti gli altri media, più che un'ingenuità c'è la consapevolezza di una grande libertà. È chiaro che come in tutti, anche in questo, come in tanti altri luoghi, l'eccessiva una maggiore libertà permette a tutti di intervenire, di dire ciò che vogliono e quindi naturalmente il rischio di avere delle informazioni non totalmente corrette è forse più alto. No, c'è una selezione inferiore, però io a discolpa della rete, mi piace sempre dirlo, che le più grandi bufale sono circolate nella carta stampata e nella televisione, quindi il problema ancora una volta della grande quantità. È chiaro che se è una grande bufala passa in televisione, sul giornale, è una grande bufala, poi tante piccole bufale che passano dentro la rete, o anche una grande bufala che passa dentro la rete, è molto più distribuita, molto più diffusa. Questo probabilmente fa sì che la rete venga considerata da questi ragazzi forse meno sicura in termini di verità, in termini di consapevolezza della ricerca del dato. Si sente di dare degli insight agli editori rispetto proprio a questi dati che sono emersi? Beh, io credo che gli editori dovrebbero fare attenzione a questi dati, questi o ai tanti altri, cioè a ricerche di questo tipo, perché in fondo suggeriamo all'editore un'attenzione particolare nel guardare che cosa va a cercare la popolazione del futuro, quelli che probabilmente torneranno, cosa mi auguro, a comprare i giornali magari non più di carta, ma li acquisteranno all'interno dei loro strumenti mobile, e a vedere come la gente va a cercare l'informazione, che cosa si aspetta e come vuole approfondire la notizia. Io credo che questi siano dati importanti che vadano tenuti in considerazione per poter offrire uno strumento informativo di qualità, e questo fa bene a tutti, fa bene agli editori, ma fa bene anche a noi, che probabilmente avremo la possibilità di essere informati in modo più corretto e soprattutto utilizzando e scegliendo strumenti e stili informativi che corrispondono maggiormente alla contemporaneità. La ringrazio molto e alla prossima ricerca. Grazie a lei. Grazie.